Sì, grazie molto anch'io Davide per la serata molto bella e importante che ho organizzato. E, insomma, sono davvero gli interventi, perché sono chi è intervenuto, che insomma, abbiamo avuto una serata di grande interesse. Io vorrei portare il mio contributo stando sul dibattito che c'è stato, quindi non torno sull'analisi del voto, mi pare peraltro, insomma, per chi ne ha parlato, insomma, ampiamente condivisa sulle ragioni in particolare dell'astensione, poi Donato ci è tornata in modo molto, molto preciso. Quindi vorrei intervenire su tre questioni che sono queste. La prima è questa. Anch'io penso che il grande tema che abbiamo di fronte sia un confronto su quale deve essere la cultura politica del Partito Democratico. Intanto, insomma, affermare il fatto che il Partito Democratico deve maturare una sua cultura politica condivisa. Io, segreteria nazionale, devo seguire le politiche formative e vorrei dare il mio piccolo, insomma, questa responsabilità a questo tipo di taglio, cioè non tanto di fornire strumenti tecnici a chi svolge ruoli istituzionali o politici, ma di riaprire una riflessione su cos'è la cultura politica e cosa può essere la cultura politica del Partito Democratico. E intorno a questa cultura politica, come si costruisce, Francesco lo diceva molto bene, anche nella nostra realtà una classe dirigente. Ora, su questo tema, poi ne voglio citare velocemente altri due, io vorrei toccare all'interno di questo primo tema altri tre aspetti che sono questi. Il primo è, anch'io penso, come è stato detto qui molto bene, e anche adesso da te, che sono molto bene, che la questione morale sia una questione politica e che vada vista in quanto grande questione politica di qualità della democrazia e, per quanto riguarda noi, anche di qualità e caratteristiche del Partito Democratico, e che vada presa di peso per quello che è nel paese, perché insomma è vero che qualunque reato va punito e che forse fanno arrabbiare di più i 50 euro per il bagno che 50 euro per il bagno che poteva servire a finanziare Trenitalia, ma è una cifra un po' eccessiva, sì. 50 centesimi per il bagno, che magari una cosa che è molto più rilevante, però ecco, io inviterei a vedere bene cosa sta venendo fuori a Roma, nel senso che non parliamo di rimborsi dei gruppi consiliari, ecco, parliamo di un intreccio col neofascismo e la malavita organizzata e un pezzo di sistema politico, anche di un pezzo del Partito Democratico, questo è quello che sta apparendo. Quindi una cosa, a meno che a me mi ha molto impressionato e che ritengo grandissima, e quindi la questione morale è una grande questione politica. E bisogna porsi il tema di come fanno appunto i partiti ad arrivare prima e di come, adesso parlando di noi, anche il Partito Democratico torni in grado di fare una verifica sui suoi quadri, perché appunto se arriva prima quando arriva prima la magistratura, la politica è già sconfitta, e inoltre in una democrazia se la politica è subalterna a altri poteri è la qualità della democrazia che viene messa in discussione. Quindi bisogna che noi torniamo a avere un partito appunto organizzato, con un controllo dal basso e un controllo dall'alto, in grado di controllare la sua classe dirigente. Questo secondo me è un tema di grandissimo rilievo. Qui è stato evocato molto la storia della sinistra in questa terra, del Partito Comunista in questa terra, in cui, cioè, non è che in quell'epoca automaticamente chi era dirigente del PC fosse per forza una persona onesta, diciamo. Però intanto c'erano dei valori, un'identità certamente, ma c'era anche un controllo sia dal basso sia dall'alto, e se uno usava la macchina blu qualche volta di troppo, prima glielo dicevano e poi andava a fare qualcos'altro rispetto a quello che stava facendo. E noi questo aspetto dobbiamo, secondo me, tornare, diciamo, assolutamente a porlo al centro di un'idea della politica. Il secondo punto riguarda, qui è stato citato meno, però ci tengo molto, riguarda le politiche europee, nel senso che insomma, è tutta l'Europa che vive una situazione di crisi drammatica, e anche l'Italia può uscire da questa crisi se c'è una svolta anche a livello europeo. Da questo punto di vista noi abbiamo fatto, devo dire, con Renzi una cosa che non avevamo fatto prima, cioè aderire al Partito Socialismo Europeo, cioè scegliere una famiglia europea. Ecco, se parliamo del PD come era venuto fuori dal lingotto, questo era un tema che non si era mai risolto, perché nella difficoltà appunto a condividere una cultura politica non si sapeva bene in quale famiglia europea stava il PD, fino al punto che gli europarlamentari del PD a un certo punto
sembrava potessero aderire anche, diciamo, a gruppi parlamentari europei diversi. L'adesione al PSE secondo me è stato un fatto molto importante, però deve avere delle conseguenze, insomma, ma che secondo me sono prima di tutto anche un PD che si interroga di come anche il PSE cambia le sue caratteristiche, cioè di come in Europa si crea una famiglia progressista che sia capace di creare una svolta nel senso della giustizia sociale e dello sviluppo delle politiche europee, perché il PSE è sostanzialmente una somma di partiti nazionali che ognuno dei quali risponde molto sostanzialmente alle proprie dinamiche nazionali, e quindi nei fatti nel PSE si rifà la discussione tra i governi, mentre una svolta in Europa si costruisce anche se la sinistra europea è capace di promuoverla. Qui vado più veloce, gli inglesi ne ha parlato, molto bene, insomma, è chiaro che secondo me noi abbiamo anche un tema, poi voglio venire più specifico sul PD, che riguarda il ruolo dei corpi intermedi in una crisi sociale così grave. Io la cosa che trovo più, diciamo, discutibile dell'attacco alle organizzazioni sindacali non è il fatto di non vedere che anche le organizzazioni sindacali sono chiamate a un radicamento, un rinnovamento molto profondo. Cioè, quando sono state diminuite le deleghe nel pubblico impiego, quelli a essere forse contenti prima degli altri sono stati gli altri dipendenti del pubblico impiego, perché è chiaro che a mio avviso il sindacato un tema di un suo rinnovamento se lo deve porre, la politica deve porsi il tema di una legge sulla rappresentanza. Però a parte che, insomma, nelle piazze c'era tanta gente vera, tanti giovani, tanti lavoratori, ma soprattutto di fronte a una crisi così, se si indeboliscono i corpi intermedi, i rischi di cortocircuito democratico sono enormi, perché la sofferenza sociale delle persone, cioè, o è, diciamo, rappresentata da grandi organizzazioni di massa, o se no in qualche modo si esprime, appunto, anche con rischi di, cioè, l'abbiamo già visto nella storia del paese in altri momenti cos'è accaduto. Però appunto ci tengo a stare più come terza cosa sul PD. Io penso che il Partito Democratico sia chiamato a fare chiarezza sul punto rispetto a quello che vuole essere, perché negli interventi di Renzi, ma non solo, sono in campo due concetti secondo me fra loro invece molto diversi. Uno è quello del partito della nazione e l'altro l'idea costruiamo una sinistra moderna, diciamo, che si confronta con l'epoca in cui stiamo vivendo. Allora, il primo concetto, il partito della nazione, io lo accetto finché si dice che obiettivamente alle elezioni europee la nazione si è affidata al PD e che effettivamente in questo momento nel paese non esiste un'alternativa di governo al Partito Democratico, perché sono partiti molto piccoli e limitati, o sono sostanzialmente la Lega e 5 Stelle in campo nella crisi anche del berlusconismo, e cioè due forze che non mettono in campo strutturalmente un'alternativa di governo. Però dire che è auspicabile l'idea per cui si torna in Italia a un contesto peraltro con famiglie che allora era dovuto prima di tutto a ragioni internazionali, con famiglie politiche molto robuste, si ritiene auspicabile tornare in Italia in un contesto per cui non è prevista l'alternanza e per cui un unico partito è il partito della nazione, secondo me è un obiettivo assolutamente sbagliato, che peraltro, diciamo, rischia di creare davvero una democrazia debolissima. Cioè, in democrazia tutti i partiti sono partiti della nazione, perché come c'è scritto nella Costituzione è il pluralismo dei partiti che rappresenta la nazione, non un singolo partito. E mentre invece io sono interessato a confrontarmi quando Renzi dice, anzi molto interessato, costruiamo la sinistra moderna, purché nella dialettica interna non si facciano delle caricature, perché in una direzione sul lavoro c'è stato spiegato che c'è anche l'impresa. Segnalo che l'aveva scritto Togliatti, il Centimedi e Emilia Rossa, che c'era anche l'impresa. Cioè, questo concetto l'avevamo, anzi non c'era nemmeno, non è anche nato, ma insomma l'avevamo, diciamo, acquisito da un certo tempo. Però dire che la sinistra si deve misurare con la modernità, con la fase che stiamo vivendo, è assolutamente vero. E insomma Renzi ha anche vinto il congresso con i voti di tantissima gente che viene dalla storia del PC, perché ha rappresentato un'opzione di cambiamento rispetto a una sinistra che appariva incapace di cambiare il paese e l'assistenza politico. E questo credo che lo dobbiamo vedere. Però appunto il punto è costruire una sinistra moderna nel PSE che abbia l'originalità del Partito Democratico, quindi prima di tutto l'originalità del percorso che attraverso l'Ulivo ci ha portato a unire le grandi culture riformiste e la storia del paese,
super, facendo anche, diciamo, della democrazia bloccata, della cosiddetta Prima Repubblica, quasi un elemento invece di forza rispetto a altre esperienze, perché noi alla fine abbiamo messo insieme il riformismo del movimento operaio con quello del cattolicesimo democratico che guarda, diciamo che guarda a sinistra. Questa è stata la grande forza del Partito Democratico, e costruire in questo appunto una moderna sinistra italiana capace anche di costruire una stagione di rinnovamento di maggiore efficacia d'azione a livello della sinistra europea. Questo sulla cultura politica del PD. Altro tema che vorrei toccare, che è stato toccato qui, tra chi insomma non ha sostenuto Renzi al congresso, ci sono in campo opzioni, come è noto, io non ho sostenuto Renzi al congresso, ma se ci fosse un congresso domani farei la scelta che ho fatto al congresso precedente. Però ci sono due opzioni obiettivamente molto diverse, che buon che nel dibattito si vedono. Cioè, bisogna che noi capiamo se riteniamo che nel PD ci sia spazio per una sinistra organizzata, capace appunto anche di conflitto politico, io dico nel partito più che in sede istituzionale, è capace di influenzare, diciamo, l'azione politica del Partito Democratico. Io penso che questo spazio ci sia, e penso che la casa della sinistra sia il Partito Democratico, e che qualunque ipotesi che si colloca fuori dal Partito Democratico sia per me inaccettabile comunque, ma anche assolutamente, diciamo, sbagliata politicamente. Dopodiché si sta nel Partito Democratico combattendo anche una battaglia politica, ma anche provando, diciamo, a far tesoro dei punti di forza che ha la leadership di Renzi. Per esempio, indubbiamente la capacità di dialogare con settori sociali con cui noi storicamente non abbiamo dialogato, la capacità di dare al Paese un messaggio di cambiamento. E la nostra forza deve essere, organizzandoci e costruendo una maggiore capacità di proposta politica, la nostra, di chi ha tenuto una certa, mantenere una certa posizione congressuale, di provare a orientare questo dinamismo, questo dialogo con settori del Paese in una certa direzione, più verso i valori in cui noi ci riconosciamo. Per fare questo, Davide è stato geniale nel suo intervento sull'armata Brancaleone, è stato geniale, perché ha, secondo me, con un esempio anche molto simpatico, insomma, spiegato esattamente il nostro problema. Cioè, noi, chi si ritrova in queste posizioni nel PD rischia di essere diviso e di non aver ben presente dove vuole andare. Ora, secondo me, prima di tutto bisogna stare uniti, perché già così abbiamo un problema di peso della nostra azione. Poi, posto che bisogna stare uniti e costruire le condizioni per stare uniti, bisogna mettere in campo un progetto, appunto, che però il cui scopo anche nel rapporto col Paese, per me, non è far cascare Renzi o far andare male il governo Renzi, esattamente l'opposto, fare andare meglio il governo Renzi e far sì che la sfida di tutto il PD nel governo del Paese, che è guidato in questo momento da Matteo Renzi, abbia successo e vada in una direzione che ci convince di più, contribuendo lealmente al dibattito del PD, ma anche col coraggio di idee e di posizioni politiche. Io penso che noi dovremmo fare un grande appuntamento dopo Natale di della sinistra del Partito Democratico, anche proprio di proposta di merito, di elaborazione, di progetto. Temi, cioè anche sulle miliari, sui temi della cultura, per esempio, si potrebbero fare tanti altri esempi, allo scopo di far avere un successo maggiore all'azione politica di governo del Partito Democratico. Poi c'è l'ultimo punto che vorrei toccare, che riguarda Bologna e l'Emilia Romagna. Qui è stato detto, cioè non è che noi... Allora, io penso che sia sbagliato dire che questo risultato è solo un problema dell'Emilia, ma non possiamo neanche cavarcela parlando solo di temi nazionali. Noi, un tema che riguarda questa realtà, e ce lo dobbiamo assolutamente porre, secondo me. Ora, in un dibattito che anch'io, insomma, come Donata ritengo un po' confuso, che si è aperto subito dopo il voto, se ho capito bene cosa ho detto prima, però insomma sono stati evocati due temi, no? Un tema è il cambiamento. In questa realtà bisogna fare il cambiamento. Io sono d'accordissimo con questo discorso, però questo discorso va fatto, io dico, con onestà intellettuale, perché se un amministratore del comune di Bologna e dice che bisogna fare il cambiamento, prima di tutto deve dire che cambiamento ha prodotto lui da quando ne è amministratore e quale cambiamento vuol produrre dove svolge egli stesso la sua azione politica istituzionale. Perché sennò, se il cambiamento è chi più è, quanto uno, diciamo, quanto si è a parole renziani, non è un dibattito sul cambiamento, è un dibattito appunto correntizio.
siccome io penso che sarebbe un gravissimo errore fare il prossimo congresso regionale, che comunque ci sarà, e il possibile confronto sull'elezione del nuovo segretario di Bologna, qualora si creino per, dopo la giunta regionale, le condizioni, le necessità di le condizioni per farlo, penso che questi confronti vadano fatti parlando di noi, perché il congresso nazionale c'è già stato e il prossimo nel 2017, quindi adesso il confronto regionale bolognese va fatto non sulle correnti nazionali, per me va fatto a proposito di come si fa a scompaginare le correnti, no? Si fa che quando si parla di Bologna e dell'Emilia non si fa il congresso nazionale, si parla di Bologna e dell'Emilia, e può capitare che gente che ha votato Renzi, Cuperlo e Civati si rimescolino, perché quando parlano dei temi locali, e quindi benissimo il cambiamento, però la riflessione sul cambiamento facciamola sulla realtà che se parliamo di Bologna e dell'Emilia, appunto in cui ci troviamo più direttamente a esercitare la nostra azione politica. E poi l'altro tema evocato è giusto l'unità o bisogna contarsi? Il punto è, io penso sempre che se più unità si raggiunge meglio è, l'unità va raggiunta nella chiarezza politica, quindi se c'è un progetto ampiamente condiviso che poi si tradurrà anche in personalità che lo porteranno avanti, bene, più unità c'è meglio è, se ci sono più progetti, però se ci sono davvero progetti diversi che si confrontano, si confronteranno democraticamente nel partito. Da questo punto di vista io penso che ci sia un'assoluta priorità per Bologna, ma probabilmente è anche una delle grandi priorità della regione, che come facciamo questa città metropolitana. Io l'ho detto anche nell'ultima direzione di Bologna, cioè noi, posto che finalmente si sta facendo e che si è partiti, e che quando si parla di strutture amministrative, di enti locali, con l'esperienza che io ho fatto di più, insomma, a parte gli ultimi 2 anni da parlamentare, e c'è anche un percorso, ci sono anche dei tempi, sono anche processi che vanno costruiti, però bisogna davvero capire, questo deve essere oggetto di un confronto, se noi pensiamo a un'istituzione forte o un'istituzione debole, perché ci sono dopo aspetti diversi, cioè, l'istituzione forte, a mio avviso, cosa che ho detto appunto anche l'ultima direzione del partito di Bologna, richiede che il sindaco della città metropolitana sia eletto direttamente. Cambiamo la legge nazionale, lavoriamo per cambiare e migliorare su questo la legge nazionale, non è che vuol dire che va eletto direttamente tra un anno, ci sarà un percorso, però questo secondo me deve essere l'obiettivo che si pone. Ma io dico anche di più, vogliamo ragionare su quali funzioni la regione delega alla città metropolitana di Bologna che non delega le altre province? Perché se la città metropolitana di Bologna esercita le funzioni delle altre province, cioè meno di quella che esercitava la provincia fino adesso, è difficile dire che si fa un'istituzione più forte. Infine, l'apparato tecnico-amministrativo. Lo schema è che gli assessori del Comune di Bologna prima riuniscono gli uffici di Bologna e poi riuniscono gli uffici della provincia e sono due realtà separate, o si lavora in un'ottica appunto di istituzione metropolitana come istituzione prima di governo del territorio, si uniscono le strutture amministrative. Non so, si fa un unico ufficio tecnico che li unisce, si fa anche una sinergia e si costruisce una struttura tecnica più forte, che questo non è che si fa in un giorno, però si fa in un percorso. Peraltro non invento niente, perché quando prima appunto del 99 la città metropolitana si stava provando a fare, questo lavoro sugli uffici l'avevamo perché si faceva in conferenza metropolitana anche cominciato ad andare. Ecco, questo penso per esempio che sia un elemento di confronto di merito, anche per preparare il 2016, perché appunto è vero che il 2016 è, per quanto ci riguarda, il prossimo appuntamento elettorale e va preparato al meglio. E secondo me, insomma, con un partito che insomma con un rapporto positivo di dialogo, di coordinamento con l'amministrazione comunale, l'amministrazione degli altri comuni del territorio, però sia anche una sede, diciamo, di elaborazione, di riflessione, di proposta. Io insomma, volevo davvero interagire con le cose dette. Credo che obiettivamente la fase sia molto molto difficile. Credo anche che questo ci dia anche una maggiore responsabilità, ecco, nel senso che, questo mi pare l'abbiamo detto in tanti, nel nostro territorio come nel paese, cioè alla fine quello che quel soggetto politico che è chiamato per primo a portare la nostra gente fuori da questa fase
di crisi difficilissima, ma siamo noi e penso che dobbiamo giocare fino in fondo con questa partita. Ecco. Andrea, ti voglio chiedere una cosa, tu pensi che possa essere opportuno creare uno spazio stabile, aperto di confronto permanente, al di là degli incontri di anzi, questo è che infatti mi ha fatto venire in mente la cosa che mi stavo scordando, che era più importante. Ecco, secondo me se diciamo chi ha promosso questa bella serata decide di, come peraltro ha sempre fatto, perché non è il primo incontro che facciamo, insomma, di mantenere permanentemente, dice, permanentemente, non che stiamo, adesso che occupiamo il passepartout e stiamo qua, però diciamo una continuità di lavoro, anche di elaborazione, secondo me per gli appuntamenti che ci aspettano potrebbe essere una cosa, adesso parlo soprattutto appunto di Bologna a livello regionale, potrebbe essere una cosa secondo me di grandissima utilità e interesse. Ci mettiamo anche dei reziani e dei civattiani in questo dibattito, assolutamente, ci sono anche tra di noi. Io li faccio sempre più facile. Il grado seggiolare però mi sembra più facile. No, seggiolare, se dipende chi sono i reziani. Dipende chi sono. Grazie, arrivederci.